Oggi sono particolarmente felice perché ha vinto per Giorgio quella sua richiesta del 2002, 23 novembre, al Comitato Nazionale di Bioetica, dove chiedeva il testamento biologico. Non voglio altri tubi. Che cosa mi succede se mi portano un'altra volta? Devo andare un'altra volta in rianimazione. E da quel tempo sono passati 11 lunghi anni. Però poi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha dato una mossa al Parlamento e si cominciava però purtroppo a litigare. Però poi le cose anche sono cambiate. I cittadini hanno parlato tra di loro, hanno avuto il coraggio di parlare del morire, della morte, di tutte le cose che succedono nella vita. E questa è la cosa importante. E perché in futuro non basta soltanto il testamento biologico, non basta soltanto il rifiuto dei trattamenti sanitari. Io avrei preferito per Piergiorgio che avessi potuto reggere il bicchiere con la medicina che avevano portato i medici del Belgio per non farlo soffrire anche della ricerca di una vena femorale. Questo io vorrei, che anche l'ultimo dolore, anche se è minimale, ma non è tanto minimale, perché la persona già sofferente, risparmiare anche un altro dolore credo che sia giusta e non è una cosa contro la vita. Tutti quei malati che non sono attaccati a una macchina, non dipendono da una terapia che li tiene in vita, ma ugualmente soffrono di sofferenze insopportabili a causa di malattie depressive. Peccato che stiamo parlando di una legge che intende regolare la più terribile, la più privata, come prevede la legge che la scelta delle scelte, quelle che questi sono esempi di modifiche ragionevoli che chiediamo sia discussa per la prossima legislatura. Chiediamo ai candidati di qualsiasi partito di impegnarsi più facile da applicare.